Lunedì 4 novembre, buongiorno da Liberato Ferrara, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli per la quotidiana rassegna stampa. Qui ci occupiamo del Napoli, un Napoli che è sparito sostanzialmente dalle pagine dei quotidiani sportivi. C'è qualcosa, ovviamente, non c'è l'interesse dei mesi e degli anni scorsi, effetto collaterale dei risultati deludenti. Un Napoli che non fa neanche tanto discutere perché la prestazione, gli ultimi risultati, le ultime prestazioni hanno talmente depresso i tifosi che non è neanche in corso una vera e propria caccia alle streghe, si è abbastanza rassegnati. Comunque, vediamo un po' quello che dicono i giornali, quel poco che abbiamo trovato oggi sui quotidiani. Corriere dello Sport, questa è la prima pagina regionale, squadra in ritiro dal 2009, non era meno 11 dalla vetta, Napoli punito. Non era meno 11 dalla vetta dopo 11 partite di campionato, chiaramente, perché poi l'anno scorso siamo stati anche molto più lontani dalla Juventus. Che cosa vuol dire Napoli punito? C'è l'intenzione di De Laurentiis di trattenere la squadra in ritiro da oggi fino alla partita con il Genova, che è in calendario sabato. Oggi i giocatori sarebbero andati in ritiro a prescindere perché c'è domani l'impegno col Salisburgo, poi dopo si deciderà se mandare la squadra ancora, se tornare con la squadra ancora a Castelvolturno, oppure se proseguire normalmente con un programma solito. Penso di poter escludere che la squadra poi vada direttamente in ritiro dopo la partita. Potranno al massimo andare a Castelvolturno dopo la partita, fare lo scarico mercoledì mattina, poi tornano a casa, anche perché c'è bisogno di riposo, perché sennò diventa un macello. Potrebbero ritrovarsi per l'allenamento giovedì pomeriggio e poi semmai andare di nuovo in ritiro venerdì. Non credo che la soluzione del problema del Napoli sia il ritiro, perché non credo che la soluzione del problema, perché non credo che il problema del Napoli sia un comportamento poco professionale dei giocatori. Alla base c'è altro, c'è un mercato sbagliato. Poi poco conta se sia stato un mercato voluto dall'allenatore oppure se sia stato un mercato nato dalle esigenze della società. Sta di fatto che oggi tutti stanno scoprendo quello che è la scoperta dell'acqua calda, ossia che il Napoli non ha un centrocampo, non ha un regista. Vabbè, ma mi scoccio anche di dire sempre le stesse cose. Comunque, la notizia del giorno è questo: un Napoli potrebbe essere punito da De Laurentiis. Vediamo che cosa c'è scritto. Decide De Laurentiis, il Napoli va in ritiro. E poi sotto un articolo, che il titolo è un po' fuorviante, perché parla coi leader o senza, il dilemma di Carlo. In effetti, nell'articolo si parla della probabile formazione per domani sera e non si sa se far giocare titolari oppure mandare in campo qualche alternativa. Premesso che in alcuni ruoli siamo contati a monte e l'assenza di Allan non ha fatto altro che dilatare il problema. Premesso che anche in difesa i giocatori adesso stanno recuperando, però non sono tantissimi. Gli unici dubbi che può avere De Laurentiis e può avere Ancelotti sono in attacco. Il titolo mi fa sorridere, con il leader o senza, il dilemma di Carlo, è perché il problema del Napoli è che non ci sono leader. Quindi i leader nel Napoli non esistono, quindi, ma credo che il deficit di personalità sia chiaro a tutti. E poi ribadisco un concetto che avevo espresso prima della partita contro la Roma, prima della sconfitta con la Roma. Al di là di quelli che sono gli effetti, secondo me, che in questo momento contano poco o nulla, essere settimi a questo punto del campionato, quando mancano ancora 27 partite alla fine, non significa niente. Bastano un paio di partite che vanno bene al Napoli, non benissimo a chi ci sta davanti, il Napoli si ritrova. Anzi, da questo punto di vista, la vittoria di ieri del Cagliari è stato un fatto positivo, perché non permette al Cagliari, all'Atalanta di prendere il volo, quindi anche il terzo posto rimane un obiettivo possibile, lo sarebbe stato a prescindere. Comunque, secondo me il Ancelotti non deve minimamente guardare, secondo me, poi Ancelotti fa di testa sua e per fortuna non sta a sentire me, perché poi in fin dei conti, ragionando con la testa sua, in carriera ha vinto tantissimo, sia pure con grandi squadre. Per me il problema non si pone proprio, la partita di domani è decisiva ai fini della stagione. Il Napoli ha due obiettivi stagionali,
non era certamente lo scudetto. Il Napoli ha come obiettivo arrivare almeno agli ottavi di finale, vincendo domani agli ottavi di finale ci va di sicuro, matematico. Se non vince domani poi basterà battere in casa il Genk, quindi diciamo che agli ottavi di finale ci va lo stesso. Se perde domani va fuori, perché il ragionamento che facemmo prima della gara di andata, quando fummo presi per Menagrà, è questo, lo ripetiamo: il Napoli è decisamente più forte del Salisburgo, però se per un motivo o l'altro perde questa partita, il rischio di andare fuori è elevatissimo, perché il Napoli ha fatto una fesseria enorme a Genk. Ok? Poi, se mi chiedete un pronostico, dico che il Napoli vince. Se mi chiedete un articolo, io scrivo che il Napoli rischia, se perde va fuori. Sono due cose completamente distinte. Andiamo avanti. Oggi la Gazzetta, il Corriere dello Sport, ha messo una sola pagina sul Napoli, normalmente ne fa minimo due. Gazzetta dello Sport, non c'è il Napoli in prima pagina, altro che Champions, che sembra un titolo per il Napoli, ma è per il Milan. Ricordiamo, il Milan ci ricasca, la Lazio sbanca San Siro. In questo momento il Napoli non è che non è in zona Champions, è a 3 punti dalla zona Champions. Il Napoli non è neanche in Europa League, perché è settimo, e in Europa League vanno la quinta e la sesta più la vincitrice della Coppa Italia. Quindi il Napoli è fuori da tutto, però insomma questo titolo andrebbe bene per il Napoli, ma non è questo il problema. Andiamo avanti, il Gazzetta dello Sport: Napoli senza difesa, il muro è crollato. E qui mi permetto di dissentire: il Napoli è senza filtro a centrocampo, che è una cosa diversa. I due difensori centrali del Napoli, Koulibaly e Manolas, adeguatamente protetti o messi in un certo sistema di gioco, possono essere tranquillamente annoverati tra i migliori, sicuramente la migliore coppia della Serie A, sono tra i migliori in Europa e quindi al mondo. Ma senza filtro a centrocampo non può andare da nessuna parte nessuna squadra. Chiudiamo col Mattino. Siamo il Napoli, lo sappiamo, e quindi dovremmo darci una smossa. Marcia indietro è l'analisi fatta, tutte le cose che non funzionano, Koulibaly che non è quello di una volta, alcuni big a cominciare da Fabian Ruiz che hanno un rendimento discontinuo, in attacco si fa fatica a trovare il gol e poi ci sono a centrocampo. La cosa che mi fa, come dicono a Bolzano, incazzare come a che, è che adesso tutti stanno scoprendo una cosa che era talmente palese a giugno, non adesso, non a settembre, a giugno, che è ridicolo. Il Napoli non ha numericamente uomini a centrocampo e non ha giocatori in grado di fare la regia, di dare ordine. Capo a Roma e Champions, Ancelotti blinda il Napoli. Non è Ancelotti che blinda il Napoli, qua dice che il Napoli va in ritiro, però poi è specificato che De Laurentiis potrebbe decidere di prolungare il ritiro fino a sabato, quindi non è eventualmente Ancelotti a blindare il Napoli. E ci mancava solo agli occhi della gente che non andavano in ritiro prima della partita col Salisburgo. Callejon, le sirene cinesi, credo che Dio non voglia, il giocatore può anche decidere di andare via a gennaio. Spero che il Napoli sia in grado di sostituirlo adeguatamente, sarebbe una perdita gravissima. Poi a fine anno va in scadenza di contratto, il Napoli non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto. A me. Chiudiamo con due braccia e due misure, vabbè, ma questa è una storia vecchia, però non facciamo la parte degli stupidi. Era rigore quello di De Ligt per il nuovo regolamento, perché il braccio largo è da punire a prescindere col rigore. Quello di Callejon, per quanto istintivo, è un fallo di mano volontario, quindi è un discorso completamente diverso, questo per amore di precisione. E con questo abbiamo concluso, l'appuntamento è per domani.